letto con amarezza queste affermazioni di un giornalista che considero una persona a cui mi lega un grande affetto, che è Michele Santoro, e ritengo che non gli abbiano, cioè immagino che non abbia ascoltato con attenzione le mie dichiarazioni o gli è stato detto in modo sbagliato quello che ho riferito, perché io stamattina sono stato molto corretto, ho detto che ho un grandissimo rispetto per ogni opera culturale, in particolare grande rispetto ovviamente per persone del calibro di Michele Santoro, con Robin Hood, Saviano eccetera, ma nello stesso tempo, e credo che stiamo ancora in un paese in cui si può esercitare un'opinione, non dico contrario, un'opinione è di dire che oggi Napoli è molto altro, il che non significa né censurare né nascondere né ridimensionare nulla, semplicemente dire la verità. E io vorrei che forse persone di questa apertura mentale come Michele Santoro forse dovrebbero viverla un po' di più la nostra città, ecco, una boccata di ossigeno di libertà e culturale. Quindi veramente sono rimasto sorpreso quando ho visto quelle frasi, perché sono, diciamo, di una durezza che o devo pensare che non ha letto quello con attenzione quello che ho detto, o evidentemente è un modo che si vuole lui, insomma, esprimere in questo modo, insomma.